Sindaco Giosi della Ragione, allora il distretto sanitario rimarrà nel comune di Bacoli. Assolutamente sì, una bellissima notizia per i 40.000 cittadini di Bacoli e di Monte di Procida. Il distretto sanitario che è presente in via Mercato di sabato sarà spostato al municipio di Bacoli, nella sede dove adesso stiamo facendo questa intervista, entro il prossimo anno. È una notizia importante perché l'ASL non poteva più sostenere i costi per mantenere la struttura nell'edificio di via Mercato di sabato, quindi ha chiesto ai comuni se ci fossero disponibilità di locali dove poter sistemare il distretto sanitario. Noi come Comune di Bacoli abbiamo immediatamente dato disponibilità mettendo a disposizione questa struttura che diventerà distretto sanitario accogliente per tutti i 40.000 cittadini di questa penisola flegrea, facilmente raggiungibile in un luogo ameno accanto al lago Miseno, ma in particolar modo in un luogo presidiato con accanto la caserma dei Carabinieri nel centro storico della città, e ci permetterà di realizzare una vera e propria cittadella della sanità pubblica, perché qui verrà il distretto sanitario entro il prossimo anno. Accanto, dove adesso si trova l'ufficio anagrafe, il comando di polizia municipale del comune di Bacoli, ci sarà l'ospedale di comunità con 20 posti letto, strutture specializzate. Quindi avremo due poli di eccellenza della sanità pubblica regionale qui a Bacoli nel centro, e permetteranno di dare anche di migliorare l'indotto economico del territorio di questa parte di città del centro storico, ma dare soprattutto servizi ai cittadini facilmente raggiungibili. Quindi non vi saranno dislocati questi servizi verso altre aree dell'area flegrea, ma resteranno a Bacoli, e questo ci rende particolarmente orgogliosi. In più ho voluto nominare, come già fatto per l'ospedale di comunità, anche per seguire le questioni del distretto sanitario, il dottor Mario Di Bonito, un consigliere comunale sempre disponibile, sempre presente, che ha seguito anche il tema dei vaccini. Abbiamo somministrato oltre 90.000 vaccini alla casina anviterana del Cusaro, e come dire, questo ci permette di dire che a Bacoli la sanità pubblica sta tornando ad essere un punto cardine.